Posso estrarre, scrivete ticket, guys, estraggo ora. Vai, poco prima di iniziare a clearare estraggo, eh. Le botte mid. No, ma tu immagina se ho iniziato a W, che ha provato a suscitare. Ci sta riuscendo, eh. No, lo volevo prendere io, mannaggia. Ma fatti danni di belvette ai campi, please. Dovrei rigankare top. Vediamo se... la wave è perfetta, in teoria è morto il tizio. Darius ha appena sprecato lei. Dà una piccola chance per l'avversario di scappare. Infatti se ne va. Va bene. Pieni delle forze nel bash dietro. Grazie per il sub. Darius ha deciso che non ama farmare minion. Venirà fucked regardless. Se non la possiamo nemmeno pushare. Non è proprio una situazione idilliaca questa. Ma potrebbe darmi una mano Brandista a farmi tipo fare questo. Devo assolutamente recollare. Però vicissitudini non mi hanno fatto beccare finora. Vabbè, è un tradato almeno. No, Nautilo. Tristana trolla del jump, actually. Abbastanza strani entrambi. Top lane, vediamo. Tutto a posto? Alla grande, vedo. Una get bonked. Ma se lo faceva 5 stack c'è più danni. Posso dare un consiglio al mio amico Darius? Se lo sa, ma se spera 5 stack fa più danni. La Tristana di Tristana era, sì, particolare, devo dire. No, pushiamo top lane addirittura. Vaffanculo. Mi sono fatto hittare. No, vai back, però vai back. Ho sbagliato, mi sono fatto hittare da quella roba lì. Devo fare sicuramente poi di in 38 che mi danno la forma. Certo poteva venire, ragazzi. Un flash e ghost potevamo giocarcela magari. Vabbè, comunque anche me ben sapevo che alla fine... Cioè, l'ho visto che non si spostava, quindi... Gli vappavo, aspettavo Darius arrivasse e poi magari lo potevamo prendere. Ma guarda il burst di Jinx. Che shit. Danni. Pensavo fosse molto più tank, Taric. Ha bucato, oh no. Io ho l'item spike, non sono scarso. Taric arriva dalla base. Vogliamo provare a fare robe? Non lo so, mi sento un po' in danger. Fare execute, suppongo, non so quanto sia worth it, però se l'ha flashato, not too bad. Mi ha preso parecchio tempo, dai. Va bene così. Allora io non sono in un bad spot per fightare volendo. Sai che fanno drago. È ok, eh. Ah, sa, bisogna nettare una spella, ragazzi. Era veramente free fight questo qui. Tristana aveva jumpato in maniera illegale, però Brenda mi è stato stun e non siamo riusciti a abbassare nessuno per poco. Niente, my bad aver steppato nella trappola. Pensavo potessimo ucciderla. Un po' disrespettato Taric. Come è successo? Abbiamo perso le torri mid. Servirà healing reduction. Tra Taric e Nidale sono un po' noiosi gli avversari con l'healing. Sblocco un attimo il pet e sono in un ok spot. Ci stanno due item scary. Ne abbiamo solamente rely su Brand. Caitlyn dovrebbe avere un sacco di soldi in tasca. Dobbiamo provare a prenderlo. Se non si può anche provare a fightare onestamente attualmente. Prendo ottimo level up con questo campo.
ulti fastidiosa. Dai, nice, va bene così. Vado, non abbiamo preso niente per la ulti Taric. Abbiamo preso un po' di soldini. Bene, bene, bene. Tristana pensa abbiamo anche vesciato. Ma che danni che fanno quei due? Vediamo se ci serve una torre attualmente. Deve morire Caitlyn in fight, deve morire Tristana. Vabbè, in realtà deve morire un signore. L'importante è reset Jinx, penso, più di tutto. Quindi anche la pronta eventualmente potrebbe essere ok. No, no, mai dip. Ci vede Tristana dietro forse. Non se ne sono accorti, che disastro. La grande tragedia. Beh, non fate niente, bene così. Ok, pensavo peggio, onestamente. Lo prendi. Cerchiamo di vincerci il game, capo. Pesciato, eh. Devi nascere free. No, un altro sta regolando. What the actual fuck? Devo smettare, però ho visto un'idea di mortar, tipo chilling. No, Frank Drago. Questo possiamo addirittura chiudere in realtà, eh? Andiamo a Jinx con il reset. Ok, nevermind, qualcuno ha trollato. Ma si è fatta catturare forse Jinx dall'area di set. Ma abbiamo comunque preso una torre, non è male. Sono un cane, mannaggia. L'altra sta in Tristana anche da qua. Vabbè, non cambia molto sta morte. Però potrei evitare di dare shutdown. Upsi, my bad, my bad. Fuck this man, sono un troll. Sono morto, ho perso 20 secondi, 40 secondi. Perdiamo altri 40 secondi qua. Che Darius ha deciso di suicidarsi. In realtà Darius l'ha fatto spesso sto scherzetto. No, è ancora in vita, nice. E allora, sono un po' tiltato perché sto giocando male. Però suppongo sia un po' colpa della postazione, un po' cose. Però a parte questo in realtà bene, dai, cose che capiano, insomma. Niente di grave. Però sicuro perché è un obiettivo e mi allontano, ma vabbè, non è che ho fretta. Però sarebbe il caso di essere più disciplinati. No fight, a meno che non è proprio. Purtroppo dobbiamo aspettare il Baron, presumibilmente. È difficile fare altro prima. Facciamo Drago, facciamo Baron e poi dovrebbe essere ok chiudere. Senza è impossibile, praticamente. Dobbiamo i campi e va bene così. Va bene, choking va più che bene. Di base lo squagliamo, però non ha manco senso flippare. Quindi se mettiamo le ward e zoniamo Nidali, ok. Oh, vabbè, ma il Baron è finito, go go go. Oh, what? Se ha fatto più danni al mio smite, ragazzi. Ok, questa era unexpected, devo dire. Non è un problema perché abbiamo anche vinto il fight. Still, non pensavo potesse fare più danni al mio smite set. It's actually insane, no? Fare i danni di Caitlyn. Quanti danni fa la set? Cioè, fa più di 1300 damage al bar. Ma che cazzo di problemi ha, scusa? Non pensavo proprio potesse capitare. Ah, sono un troll. No, non aveva la spell. Ce l'ha, ok. Bonk. GG. Bene, dai, era un buon game. Siamo replay. Ma guarda, sono sicuro che c'è possibilità nello smite quello lì, eh. Adesso, finalmente, possiamo iniziare a brillare. Ok, dai. Onoriamo la Jinx. Riportiamo il nostro Nautilus perché in Champions Select era molto ambiguo. E basta. Comunque, bel Vettel, grafico danni buggati, eh. Come sempre. Win streak a noi, win streak a noi. Adesso arriva.